Simone Inzaghi alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Parma. Beh, senz'altro sappiamo che veniamo da un'ottima prestazione, però quello che più mi interessa è che insomma domani abbiamo una partita importante di Coppa Italia, una competizione che per noi in questi anni ha rappresentato tanto, ci teniamo, è normale che effettuerò delle rotazioni nei cambi perché voglio vedere determinati giocatori che in questo momento hanno avuto meno spazio, ma si sono sempre allenati nel migliore dei modi. Arkadiusz Milik diventerà un nuovo giocatore del Marsiglia. Il Napoli ha raggiunto un accordo con la società francese e il presidente partenopeo De Laurentiis ha accettato di rinunciare alle cause intentate contro il giocatore, dando così il via libera al trasferimento. Prima di volare in Francia, l'attaccante ha prolungato il suo contratto con gli azzurri in scadenza giugno fino al 2022. Infatti Milik passerà al Marsiglia con la formula del prestito, che diventerà obbligatorio appena il club conquisterà un punto in campionato. Al Napoli andranno 8 milioni di euro più 4 di bonus, ai quali si aggiunge il 20% di un'eventuale futura rivendita del calciatore. Ma qual è la vera Juve? Quella che ha fatto ridere l'Inter o quella che ha fatto piangere il Napoli? A Reggio Emilia i gol di Ronaldo e Morata hanno deciso la Supercoppa dopo un primo tempo soporifero. Sull'1-0 Insigne ha tirato fuori un rigore. Szczęsny ha poi salvato il risultato. Per Pirlo, primo trofeo da allenatore in bianconero. La Juve si risolleverà grazie a questo successo? L'Udinese ha reso dura la vita dell'Atalanta nel recupero di Serie A. Un gol di Pereira dopo 24 secondi ha costretto i bergamaschi a inseguire. È stato Muriel a pareggiare. L'Atalanta non è riuscita a raggiungere il terzo posto e sabato dovrà affrontare un Milan rimaneggiato. Mandzukic in panchina, in arrivo Tomori. Stasera in Coppa Italia Lazio-Parma. Per le 6 sostituzioni della Roma rotolano le prime teste. L'Automobile Club di Monaco ha spento tutte le voci riguardanti un'eventuale cancellazione del Grand Prix di Formula 1, confermando tramite social che la gara si svolgerà regolarmente il prossimo 23 maggio. Nonostante le voci che circolano su alcuni siti web e social media, l'ACM può confermare che il Monaco GP si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2021. Questo quanto scritto su Twitter dall'Automobile Club Monegasco. Il timore di una cancellazione è comprensibile, visto che la scorsa stagione la gara era stata eliminata a causa della pandemia di coronavirus, ma il messaggio dell'Automobile Club di Monaco ha spazzato via ogni dubbio. Monaco non sarebbe l'unica tappa a rischio in calendario. Secondo i media stranieri, anche Baku e Montreal potrebbero non disputarsi. La Formula 1 però ha assicurato che, dopo il posticipo dell'inizio della stagione, non ci saranno ulteriori cambiamenti.